Io leggo la motivazione, premio internazionale in Assiria per la pace 2018 al colonnello Antonio Neosi, comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno, per il suo encomiabile impegno volto alla salvaguardia della legalità nella provincia di Salerno e per aver garantito la presenza dell'arma dei Carabinieri nelle zone più a rischio e per il quotidiano contrasto alle associazioni criminali e anche per aver svolto il proprio lavoro con competenza, serietà e profonda umanità. Prego, ammiraglio. Ammiraglio, le volevo rubare un minuto perché le dica una parola su questa quinta edizione di questo premio internazionale. Premiazione con il dottor Francesco Russo, prefetto di Salerno. A premiare abbiamo il vicepresidente dell'associazione LAIA, la dottoressa Rossella Cantisani. Spero di aver detto bene il cognome, ogni tanto qui per troppo sole. Allora, prego qui a fianco a me. Allora, premio internazionale Nassiria per la pace 2018 al prefetto di Salerno, il dottor Francesco Russo, per l'opera umana e professionale di solidarietà, prevenzione e tutela della popolazione, rappresentando costantemente lo Stato sul territorio a garanzia della costituzione di una società più giusta e corretta. Prego, dottoressa, consegniamo al signor prefetto questo riconoscimento. Io vorrei dire due cose molto brevi e semplici. La prima, riprendo un concetto espresso dall'ammiraglio un minuto fa, lo riprendo da non militare, da civile, è una cosa che io credo profondamente. E cosa noi riusciamo a coniugare comunque missioni in zone di guerra, missioni in cui c'è un impegno comunque in qualche modo militare con la parola pace, questo lo dobbiamo soprattutto, e questo ce lo dice la storia, la cronaca di questi anni, agli straordinari comportamenti, molti sono stati premiati oggi, sono stati premiati nel passato, quindi c'è il riconoscimento da questa meravigliosa terra per questi signori, questi nostri militari che ci riempiono d'orgoglio, ecco, lo dobbiamo al comportamento eccezionale che loro pongono sempre con un equilibrio, una forza, una capacità e che ci viene data, caro ammiraglio, come le dicevo poco fa, proprio dal nostro modo di essere. Quando noi riusciamo a essere, noi italiani, cittadini a tutto tondo, riusciamo a rappresentarlo bene in tutto il mondo.